Luca Vettori dalla Trentino Volley. Luca? Ciao a tutti. Ciao Luca, come stai? Ciao. Vediamo se sto abbastanza riusciamo... bene. Dove sei? Dove ti trovi? Sono a Trento in questo momento. E ormai da un pochino, perché la stagione si è conclusa appunto senza soluzioni e sono rimasto qua nonostante io sia originario di Parma. Ti chiamano il vetto nazionale, sei moltissimo amato, che effetto fa? Bah, forse un tempo, adesso ormai sono vecchiotto e Vecchiotto. quindi no, scherzo, però è un bel effetto, un po' come mi collego a quanto diceva Matteo, ovvero che si cerca di guardare a questa situazione con un po' di lungimiranza e anche nel tentativo, insomma, di dare allo sport che è la pallavolo anche un qualcosa di nuovo, come potrebbe essere un pochino in generale in tutti gli sport, no? Questo coronavirus potrebbe sconvolgere gli sport al chiuso e anche noi ne siamo consapevoli e si cerca di ripensare in questo momento a quello che è la pallavolo. Ma io una domanda, come mai ti considerano l'intellettuale della pallavolo? Ma un po' all'inizio mi piaceva, all'inizio della mia carriera, diciamo, mi capitava di scrivere su qualche blog delle cose, altre mie passioni, altri miei interessi, ed è successo un po' dal giorno alla notte, no? Quindi mentre giocavo a Piacenza continuavo a fare università, ho iniziato il DAMS a Roma, poi l'ho continuato, e niente, forse questa modalità un po' intellettualoide che mi son tenuto, ma poi mi hanno un po' appiccicato addosso in realtà. Luca, a proposito dell'inizio della tua carriera, tu a 20 anni sei stato convocato per la nazionale maggiore. Che emozione è stata per un giovane ragazzo ricevere quella chiamata? Davvero, davvero bellissima, molto, molto gratificante, anche perché non me l'aspettavo affatto. Io ho fatto un po' un percorso diverso rispetto a Matteo, quindi avevo a 15-16 anni già delle chiamate dalla nazionale giovanile, ma era tutt'altra cosa rispetto alla chiamata con la nazionale maggiore, in cui c'erano veramente delle persone oltre che stimate, ma anche carismatiche in modo totalmente diverso da quanto avevo vissuto fino a quel momento. Ma da piccolo guardavi Mila e Shiro? No. No, non l'hai mai guardato? Mia mamma dice di sì, ma io non ho ricordi, quindi... Ah, forse troppo piccolo. Volevo chiedere a Luca, a proposito di nazionale, restando in tema, anche prima parlavamo delle Olimpiadi, come ci arriva l'Italia e secondo te... il prossimo anno può essere quello buono per giocarsela per un oro, per portare l'oro a casa? C'è grande fiducia e io credo le squadre nazionali sono sempre più combattive, soprattutto in Europa, e si è visto comunque l'ultimo europeo che c'è stato a fine estate, e i giocatori sono sempre più pronti e credo che anche lo stesso campionato italiano, in cui comunque tantissimi stranieri giocano, favorisca insomma questa impennata di miglioramento. E l'Italia è una squadra tra le migliori e quindi ci si augura che il percorso di durato non 4 anni ma 5 possa insomma riuscire ad avere il miglior risultato possibile, ovviamente pensando a partita dopo partita. Io credo che lo stesso girone, prima ancora della semifinale, dei quarti di finale, sia molto importante per l'Olimpiade. Beh, okay, Luca, se mi dovessi fare un nome, il giocatore più forte con cui hai giocato in tantissimi club importanti, oltre che con la nazionale, se mi dovessi fare un nome... La memoria inganna sempre, no? Però credo che te ne posso fare due. Uno è sicuramente Bruno, il palleggiatore del Brasile, sia per la sua leadership che per la sua capacità tecnica. E forse invece l'altro, che è nell'opposto, è
il più estroso, no? E il più fantasioso, che potrebbe essere Hervin Capet, che è uno schiacciatore francese. Bene Luca, rimani con noi perché adesso ci ricolleghiamo con Matteo che parte ufficialmente la Charity Challenge. Vediamo se c'è l'altro campione. Ci sono ragazzi, vi sento, proprio allora, così che magari mi sentite meglio. Bravo, siete pronti a sfidarvi perché grazie a voi la Pernigotti donerà 4.000 gelati all'ospedale Niguarda di Milano. Siete pronti? Siamo pronti, pronti. Allora, bello. Prima di iniziare però io volevo chiedervi di illuminarci sul vostro progetto che state portando avanti, che si chiama Brodo di Becchi. Ce lo spiegate? Sì, allora Brodo di Becchi è nato come nazionale. Aspetta. Era nato per... Ecco, riparti un attimo perché ti abbiamo perso all'inizio. Cosa, scusa? Ti abbiamo un po', abbiamo perso la voce all'inizio, riparti per favore. Ok. Allora, Brodo di Becchi è nato in nazionale e okay. Volevamo fare podcast, volevamo essere voce e non soltanto gesto tecnico, quindi cercare di comunicare anche attraverso la radio, che è un po' inusuale. Sì. Per quel tempo siamo diventati un brand, una società culturale, adesso siamo una società. Che bella immagine! Con delle realtà solidali, che si occupano di produrre dei successi multisettoriali, quindi facciamo delle magliette. Tacche, tieni il microfono vicino, per favore, perché ti perdiamo. Cerchiamo di comunicare anche l'idea proprio che ci sia un modo alternativo ed etico di vestire e di essere. E invece le magliette che avete realizzato? Se ce lo vuole dire Luca. Con del tessuto biologico e del tessuto africano, che abbiamo fatto un viaggio a Roma con dei missionari laici italiani. E le abbiamo disegnate noi e qui questa ospitalità che è il secolo 10, che ha questa fattoria che lavora con ragazze africane. Matteo, non ti sentiamo bene. Matteo, speriamo di poter essere in commercio. Matteo, 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 fermati un attimo, fermati un attimo perché abbiamo un po' perso, non abbiamo, okay. Siamo riusciti a seguire, quindi facciamo spiegare questo progetto delle magliette a Luca, va bene? Brava, brava. Dai, passiamo la palla, Luca, ci senti? Intervieni? Allora, il progetto delle magliette è molto connesso alla radio, ma usa lo strumento delle mani, non quello della voce, quindi volevamo fare attraverso la nostra immagine sportiva, attraverso la nostra immagine comunque mediatica, utilizzare questo canale, questo veicolo per unire lo sport e l'artigianato sociale. Quindi un paese con cui noi siamo entrati in contatto è stato quello del Congo. Ci sono dei laboratori sociali che abbiamo raggiunto l'anno scorso in un viaggio che abbiamo fatto per conoscere queste persone che lavoravano con noi, e abbiamo unito queste stoffe, queste mani comunque di persone africane congolesi, le abbiamo unite con una Ollus di Torino che si chiama Articolo 10, che lavora con sarte migranti. Quindi riusciamo a creare un artigianato africano e un artigianato italiano. Abbiamo questa collezione di t-shirt e di felpe che presumibilmente insomma, virus permettendo. Io la voglio una t-shirt. Sono molto belle, sono molto colorate, sì, molto belle. Sono molto preziose, insomma, perché sono pezzi unici. Bene, complimenti ragazzi. Siete pronti adesso per la challenge? Siamo pronti. Sì. Bene, allora, dovrete riprodurre una sequenza di gesti con le mani. Noi adesso manderemo il video che è spopolato sui social e voi dovrete riprodurlo. Siete pronti? Va bene. Mandiamo il video, vediamo. No, questo io non lo riesco a fare. Ma io non sono mai riuscita a fare questo, raga, ve lo giuro. Ma dai, magari glielo facciamo vedere un'altra volta. No, io non ho capito, raga, niente. No, non riesco. Vabbè, rimandiamolo un'altra volta, perché credo sia un po' difficile. Più che altro noi non lo vediamo. Ammazza sì, che... Vabbè, improvvisiamo. Siete pronti? Va bene anche improvvisare, raga. 3, 2...
Uno, via con la musica. No. Ridai. Ok. Vai, 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 vai. Niente, Luca si è arreso. Ha studiato prima, c'è stata una soffiata perché Matteo. Matteo mi sembra, ok, molto sul pezzo. Luca si è arreso completamente. Quindi ha vinto Matteo, direi, no? Alla prossima. Grazie Matteo, grazie a te. Pernigotti donerà 4.000 gelati all'ospedale Niguarda di Milano. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Buon allenamento. Un bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao. Bene ragazzi, direi che è arrivato il momento della pubblicità.